Ok, prossima rotola, zona. Rotola, 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 spugna, rotola. Secondo me è una boss fight. Wow, quel robot è identico a Patrick. E anche lo stesso alito pesante. Sembra che questa giornata non voglia proprio migliorare. SpongeBob svelto! Quindi se la vede brutta come un peperone ripieno sull'aria. Ma no! Aiutiamolo! Hai ragione, Sandy. Ma se quel robot è davvero come Patrick, ci mangerà per dessert. Che facciamo? Bella. Bella. Dobbiamo inventarci qualcosa e in fretta. Forse quel pulsante sulla schiena è l'autodistruzione. Proverò. Ma porca miseria. Buona idea, SpongeBob. Adesso bando alle ciance ed entriamo in azione. Ah, SpongeBob se la sta vedendo brutta. E come si fa questo combattimento? Grande barriera corallina. Ok, Patrick non è interagibile. Forse dobbiamo evitare solamente i colpi. Guarda, il robot per si poi è colpirlo da solo. Il robot va KO. Ecco qua. La madonna, calmo. E io sto continuando solamente grande a muovermi. Grande barriera corallina. Ecco la mia grande offensiva. Continuo a girare intorno su me stesso. Tra l'altro il robot invece che i fiori come Patrick sui pantaloni c'ha i teschi. Di santa ragione. Lo so. È molto probabile che la prossima grande sezione toccherà a Sandy. Cerchiamo di evitare le palle di gelato. Oh, il robot finisce KO. E io lo colpisco di nuovo. Squiddy, ti aiuto io. No. Ora basta. Tu hai fatto esasperare questo scoiattolo. Preparati perché arriva la resa dei conti alla texana. Come farà Sandy a scongelare SpongeBob? Bella domanda. Grande barriera corallina. Allora, calmi un attimo. Oh, il robot finisce KO. E il robot va KO. Ah. Ogni volta che ho capito. Ogni volta che come si dice? Grande barriera salto corallina. Su questi appaiono delle scatole. E molto probabilmente tutte le scatole ci serviranno. Oh, il robot finisce KO. Quando sarà? Cavolo. Il robot farebbe tutto meglio pieno. Cambiare subito tattica. Un'altra ma le scatole cosa, si rompono? E SpongeBob tornerà nel ring. Allora, sembrerebbe di no, però non ci giurerei. Oh, sì, no, e avanti un po'. Dovrei averle tirate giù tutte le scatole. Oh, aia. È stato mitico. Cavolo. Il primo e unico colpo che grande ci è riuscito a tirare. Corallina. Grazie, no, ma che palle, per prendere una cura mi sono fatto colpire. Grande barriera corallina. Che scemo. Ma sono scemo. Doloroso. Grande barriera corallina. Allora, ogni tanto non capisco se scompaiono. Oh, il robot finisce KO. Non capisco se sono. Loro a scomparire o è il robot a romperle? E via il primo colpo. Ecco fatto, colpito. Però sono finito di nuovo dell'acido. Ok, aspetta che arrivo. Vai così. Ecco fatto. E ora. Un'altra dose di quella cosa e SpongeBob tornerà nel ring. Sì. Il problema è riuscire ad arrivarci vicino a Patrick questo giro. Grande barriera corallina. Che palle il commentatore che dice due cose in croce sono sempre le stesse. Oh, vediamo. Il robot finisce KO. Ecco fatto. Più esplosivo dei fuochi del 4 luglio. Ora è il momento di una bella dose di giustizia robotica.
Ha funzionato! SpongeBob rientra in gioco! Oh, no! SpongeBob è stato scremato! Ok, non riesco a muovermi. Non dobbiamo farci colpire, insomma. No, e avanti un po'! Cavolo. Mi sono fatto fregare dal... Ha funzionato! SpongeBob dal tappeto. Il gioco. Problema è che... in tutte le direzioni i tappeti vanno controcorrente. Ok. Oh, chissà che male! Ma grande, se io rimango in questo punto... no, in realtà non è neanche un'idea utile, perché magari lui... È l'occasione perfetta per giocare un po' a bowling. Colpo di magari lui si gira a destra o a sinistra al prossimo giro. Grande barriera corallina. Ok. Cerchiamo di non farci colpire inutilmente. Vediamo. È l'occasione perfetta. No, per a quanto pare ogni giro. Questo qui è un tipo che non scherza. Dicevo, ogni giro resterà qui al centro lui. Do, e avanti un po'. Io rimango qui, tanto se trovo il punto giusto non mi colpisce. È l'occasione perfetta per giocare un po' a bowling. No, colpiscilo. Che cavolo. Grazie. È stato divertente. Del salvataggio. Non avrei mai pensato di dirlo, SpongeBob, ma ti sono debitore. Grazie Sandy, senza di lei saremmo ancora dei ghiaccioli. Ma dai, non dite così, mi fate arrossire. Io invece dovrei cambiare pantaloni. Ma dai! Mi sono pisciato sotto. Adesso Plankton? Mi dispiace, Plankton. Il laboratorio del Ciambucket è sigillato. Non so se riuscirò a ottenere abbastanza spatole d'oro per entrare. Ma chi che ne abbiamo 20 in più? Sì, è il sistema di sicurezza del Ciambucket. L'ho progettato io stesso e ne vado fiero. Doveva tenere alla larga i sudici ospiti indesiderati. Ovvero? Purtroppo non mi aspettavo ritrovarmi da questo lato della barricata. Ah, beh, certo. Allora come farai, Plankton? Spetterà a noi, ovvero a te, recupera le spatole sparse là fuori. Altrimenti posso scordarmi di entrare nel Ciambucket e riprendere il controllo dei miei robot. Che cosa hai detto? Ecco appunto. Ho detto che altrimenti posso scordarmi di entrare nel Ciambucket e riprendere il conto dei miei robot. Sì. Qui c'è sotto qualcosa. Chissà che cosa però. Allora, giusto per capirci. Ah, posso? In realtà non c'è un blocco. Magari in realtà sì, però... C'è per caso... Facciamoci un giro prima della mappa. A parte che lì ci sono le mutande d'oro, ok. C'era, se non sbaglio, avevamo detto... una spatola d'oro sopra il Ciambucket, no? Ciao di nuovo, amico Bolla! Amico Bolla, scommetto che la prossima mossa che mi insegnerai sarà la migliore di tutte! Assolutissimevolmente, SpongeBob. La macchina? Giuringiurello mignolino bello? Dopo non ho mignoli. Non sapevo che avrebbe detto sta Se cosa. Se vuoi, te ne gonfio uno io. Sì, magari dopo. Ora ecco. Fa attenzione, SpongeBob. Ne vedrai delle belle. Ha detto SpongeBob. Hanno... è sbagliato. Ha detto male il nome. Le tue bolle sono sempre belle. Quando sei fermo immobile, prendi questo tasto per creare una bolla che puoi guidare mentre vola in aria. Ok. Prendi bene la mira, perché può volare solo pochi secondi prima di scoppiare. Sono una macchina sparabolle. Ok. 7 secondi. Largo! Ah, ma pensavo fosse letteralmente guidabile, cioè che guidavo io. Vabbè, allora aspetta. A parte che vabbè, la mira al contrario, però cavolo. No, usare i missili che vanno al contrario è davvero... no. Perfetto, molto meglio. A volte non allora, c'è uno più grande di premere un poi pulsante. Due, ecco qui. E il terzo. Ecco fatto. Che cosa ci sblocca? Ah, il trampolino. Ed ecco un'altra spatola d'oro. E la bikini bottom. Trova tutte le spatole nascoste a Bikini Bottom. Perfetto, questo vuol dire che tutta Bikini Bottom è sistemata. Ci arrivo lì? Sì che ci arrivo, no in realtà. Però forse... ora sì. Wow! Grazie. Sei paio di mutande.
Sono una spugna invincibile. Allora, lì abbiamo una foresta con 50 e di qua il cimitero con 60. Per entrare nel sogno di SpongeBob. Cioè, il cerchio di rocce mi ricorda l'episodio dell'orso... L'orso... Com'è che era? L'orso pesce? Qualcosa del genere? Scusa una cosa, giusto curiosità. Ok, il missile fa esplodere le rocce. Perfetto. Cosa c'è qui? Niente, per un attimo ci ho voluto credere. Un altro tesoro per Patrick. Lo sapevo che c'era qualcosa, maledizione. Ciao, Mr. Crab. Che succede, Mr. Crab? Sembra avere qualche problema. Ragazzo, devi aiutarmi. Il Krusty Krab è stato invaso da un mucchio di robot teppisti. Ok. Mi hanno buttato fuori. E per giunta si sono presi tutti i miei magnifici oggetti scintillanti. Certo. Hanno profanato il Krusty Krab. Questo è davvero troppo. Cosa possiamo fare, Mr. Krab? Vai dentro e ammazzali tutti. Ecco quello che faremo. O meglio, che farai tu, ecco. Cacciare i robot, riprendere il ristorante e soprattutto salvare i miei soldini. Certo. D'accordo, entriamo dentro. Tanto probabilmente è una prova a tempo, uccidi tutti. Dovrei mettermi a lavorare. Siete pronti? Ah, però... non è a tempo, e allora... Aia, allora calmi un attimo. Dov'è? Non lo vedo, eccolo lì. Arrivo. Calmi. È troppo bello. E ok, questo Presto è andato. Con una brezza primaverile. Aiuto. Scusa un attimo, ma se salgo qui è apparso di nuovo. Vuol dire che c'è lo spawner da qualche parte. Allora calmo. Vai. Kabumba. Perfetto. Calmo. Ecco fatto. Devo saltare sopra. Eccoci. Allora. Preso. No, non ci arrivo, è vero. Vai, corri. Mi sento una spugna. Andato. Perfetto. Calmo. C'è troppa gente. Allora. Capiamoci un attimo io e te. Ok, vai prima che riappaia. Ecco fatto. Ancora, madonna mia. Allora. Vai, scappa. Ecco fatto, ok. Ora, quelli problematici dovremmo essere riusciti a toglierceli. Ecco qua, ne manca solo uno. Signora in mezzo alle scatole. Ma levati. Basta? Oh, non pensavo sarebbe stata così caotica questa zona, Mr. Crab, tutto a posto. Ecco fatto. Per un attimo ho temuto il peggio, ragazzo. Per i miei soldi, ovviamente. Tieni, questa è la tua ricompensa. Grazie. E ti dirò. Visto che... non mi serve comprarle, credo. Allora, ti assicuro... Vabbè dai, una la prendo, giusto per sicurezza. Stavo dicendo, non credo che comprarle ci convenga. Però, ridendo e scherzando, siamo arrivati in un punto in cui ci chiede il massimo delle spatole che abbiamo avuto fino ad ora. E io non pensavo. C'è anche il teatro, ma credo che come per la stazione di polizia sia solo... No, invece no. Posso aiutarla? Servo 40 per entrare nel cinema, la madonna! Questa è una zona di farming, allora. 40.000 monete, mamma mia. Si può fare, si può fare benissimo, però cavolo, è stato inaspettato.